schifo al cazzo. In psicologia spesso sono definite come uno stato complesso di sentimenti che si traducono in cambiamenti fisici e psicologici e che influenzano il pensiero e il comportamento di chi le vive. Stiamo parlando delle emozioni. L'essere umano è costantemente attraversato da emozioni e sentimenti, positivi e negativi. Vero. Oggi, nella Grande Mente, ne approfondiremo uno tra i meno apprezzati. Il disgusto. Questa sorta di rifiuto ci accompagna per tutta la vita e si manifesta ogni volta che proviamo, per l'appunto, disgusto. Come nel caso in cui venga chiesto di cucinare del cibo, come dire, un po' particolare. Pronto, buonasera signora, salve. Io chiamo di consolato di Ghana. Il consolato di Bari. Di Ghana. Di Ghana. Beh? Vuole fare cena con console ambasciatore di Ghana? Vuole fare cena tutto insieme da voi? E quante persone? 15. Che menù? Allora, perché noi da noi mangiare anche altro tipo di carne, voi fate carne di persona. E i tipi di carne, parecchio tipi di carne. Non fate voi carne di persona, la gamba, orecchio, non fate orecchio? No, di persone no. Tipo le dita con marmalata. No, roba di persone, di cucinare no. Non fare. Mi rispondi. No. Fare figone è possibile fare un figone, noi dividere 15 persone, no problema. Ma guarda, allora io la sua prenotazione non la prendo. Eh beh. Può dire se potere fare da mangiare anche la merda? Ma che cazzo di... Secondo il famoso oratore Jim Rohn, il disgusto e la determinazione sono due delle grandi emozioni che conducono al cambiamento. Già, forse aveva ragione, ma siamo proprio sicuri che davanti al disgusto sia possibile desiderare il cambiamento? Pronto? Lui ha già parlato adesso. Passo italiano, parla stare italiano, aspetta. Venire qua, uomo. Pronto? Sì. Signora, salve. Salve. Ha parlato col viceconsole poco fa. Lui voleva fare una domanda che me la dirà a me. Cos'è che vuoi sapere della signora, Jeffrey? Allora, signora, lui vuole sapere? Vuole sapere se voi fate da mangiare i cazzi delle persone. Questo è un ristorante abbastanza che si mangia roba normale. Perché loro mangiano solitamente per ogni cena, loro fanno il cazzo all'inizio. Queste cose no. Dicono che non lo fanno, Jeffrey. Mi dice se eventualmente può fare un tipo della merda, dei piatti con della merda dentro. No. Non fare anche la merda? No. Ma scusi, che ristorante è? Non ho capito. Ma proprio, lei sta chiedendo le cose fuori posto. Va bene. Eventualmente una bella tetta di una donna incinta, la svuotiamo del latte e la riempiamo di merda. No. Un attimo. Al volo devi rompere i coglioni. Oh, ehi. Rispetto, scemo, davanti ai consoli qua. Aspetta che ti passo dice il console. E tu poter cucinare puttana. Tua madre fa la puttana. Che testo di cazzo. Malato di mente. Siamo in ritardo, grazie a Pippo Palmieri, a Papi Papi, DJ Spy, Marco Dona. Facebook, lo Zodi 105, cazzo in culo, ma non giocare. La pita per Luca Alba, merda.